Venga, dai, fiori che spartiamo. Direi di andare, poi vediamo come si fa. 2 milioni minimo me le far pagare a me, però. Si è svolta in Sardegna un'esercitazione navale anfibia, la Combin, a cui hanno preso parte 1100 marines, 500 uomini dei commandos, 56 mezzi da sbarco e numerosi sommozzatori italiani. Dopo che gli uomini rana avevano durante la notte eliminato gli sbarramenti, le truppe hanno preso posto nei vari mezzi da sbarco. Quindi, all'ora stabilita, i natanti si sono diretti verso terra nei pressi di Capo Teulada. Su 52, su 53, quando ben entrato americano, sfollanta tutto questo territorio dei noi, fino a questa direzione, dei noi a Sporte Teulada. E quindi fu una cosa con 15-20 dissi, fino a quando accabanta la manovra, poi ognuno torna alla domo sua. E gli americani, quando se ne andata, e donata questo su chi perdera di traballare, giornaras o nudanti a capo con una bestia che depera andare a scombrare a denguni, per ricompensare i sudanti che si va a panta con i foras. Dalla nave comando assisteva alla manovra anche l'ammiraglio Charles Brown, comandante della sesta flotta americana nel Mediterraneo. I mezzi hanno preso rapidamente terra su un tratto di spiaggia largo 350 metri, poi gli uomini ad ondate successive sono sbarcati, avanzando rapidamente nell'interno e attestandosi su caposaldi. Ma
L'esercitazione è pienamente riuscita e l'ammiraglio Brown ha avuto parole di elogio per le truppe che hanno partecipato alla manovra, esprimendo la propria ammirazione per il contributo dei reparti italiani. La prima cosa che hanno fatto appena fonti benio sono gli italiani si sparai su 60 e la prima cosa che hanno fatto antipicavo a bersaglio i domo su chi ci fonti ampei. Invece dei buoni sacco ma si antipicavo i domo su chi ci fonti a bersaglio. Non solo il festo si sta travati di questo birdi in noi a 500 metri su di onde se usi. Poi a Nantes ci fu un'altra borgara di famiglie, e noi accanto a 100 metri ci fu un'altra tre famiglie. Comunque noi ci fu domo in ogni luogo, questa viana che si birra in noi. Le stacce sono questo giorno ce ne furono 4, 5, 6 sono di questo bar, 7 sono di questo russo. 8 a 11 ore sulla fabbrica annunciata, 9 a 11 ore sul noso, 10 a 11 ore iaio. Va bene, ma in ogni stanza c'erano diverse famiglie. Su 53, 54, e i benetti americani, poi hanno cominciato a venire in inglese pure. E già si cominciava a mormorare che dipendevano. E questo proprio che i comandanti che venivano in noi, gli americani, fe sentire gli inglesi, gli italiani, che questo campo fu una zona meravigliosa per fare su gioco questa guerra. I politici cominciano a narrare il nostro questo picciocchetto, che vengono su a sedare mia, che non è bintano. Si inventa questo sproprio, fu una fortuna per la gioventù che ci fu, che si era creato tanti traballi, tanti. Erano anni particolarmente difficili. Sul terreno internazionale e nazionale, con la guerra fredda in pieno corso, c'era un tentativo da parte delle forze che erano nel campo del Patatlantico per trasformare la Sardegna in quello che si chiamava una portaerei gigante che non si può affondare. È il periodo in cui si sono fatte delle strade che non erano turistiche ma piuttosto militari. È il periodo in cui si è costruita la base di Perdas de Fogo, la base dei sottomarini alla Maddalena, si è presa posizione sull'Imbara, la sella del diavolo è stata trasformata, è stata bucata per i sottomarini. E si è pensato di fare questa base a Teulada. Mariella! Ehi! Guarda la pesca che l'avevo fatta, là! Là? Là? Hai visto? Pesci mangiati per mangiare io. Anche oggi è una bella giornata. O americani, o italiani. E così. Andiamo avanti. Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna, Regno Unito, Turchia e Stati Uniti. Il tutto 8.000 militari, circa 70 navi e 170 aerei impegnati nella maggiore esercitazione anfibia condotto quest'anno dalla NATO. Scopo dell'addestramento è condurre operazioni a garanzia della pace o in risposta a crisi. Per la prima volta un ufficiale francese sarà al comando di una brigata anfibia nell'ambito di un'esercitazione NATO pianificata dal Comando Forze Alleate del Sud Europa,
responsabile dell'area del Mediterraneo. L'esercitazione è condotta dall'ammiraglio Scott Wafree della Marina americana. Radio Real News. Forza che sei un pronzo. Dai, buon appetito. Quando c'è la tocca dava scoprimento la mammina. Hai visto che ti piacciono i pesci? Il risotto, guarda, lo stavo desiderando. È veramente buono, ha messo un po' di cotonaccino qua. Ma il trucco non vedo bello. E ho il pesce più bello. Sì. Come andare? Mi serve duro. Con queste lezioni che ci sono, una cosa vuoi che va avanti così? Mi do la caramingo al ferro a pendivisci, che voi non volete dare una desigio. Non basta che ti porti a multa, TGO 45 tesi. E chi ne cazzo è a pagare? E cazzo è a pagare, sanno? Merda. Non migliori. Non migliori la sanno? Puoi entrare in culo, non migliori la sanno? Stati mica tutto su culo che sei bambino e voi non fate mai capace pure, là. Uno più di aiuto. E tu là, sei tu? Tu. Ti conosco, che sei un Luciano Maritta? Sa, ciao. Ciao, non ti conosci. Arrivederci, grazie. E vero, siete da un lato? Ehi, addio e tu? E se si fa questa battaglia qua per questo suo... No, battaglia ancora deve fare, là. Deve fare ancora? Deve punizia. A faita. A battaglia qua per il gusto, sì. Sta cincando per questa battaglia. Ma ora poi ti passi tranquillo e parli di pari, boh. Ma poi te non passi di mese di sicuro di... Ci vuoi 8.000 euro, sicuro e passi tranquillo. E se poi ti passi tranquillo? O distruggi tutta la natura che ci devono trovare. Immerisi, immerisi, miliardi più di politici che hanno gente povera per rischiare su. Ma che cazzo anzi? Fa rabbia, fa il nego, E cazzo, non ti pica tutto, non ti picchiamo, cazzo. L'hanno chiuso lì, no, e noi buttiamo anche serrai a 5 metri di altezza. Noi lo buttiamo serrai in cune. Bello. E l'hanno chiuso. Bello, Bellissimo. E poi mare si fa da cosa non sa mare, dici tu? Bellissimo. È chiuso, 35 km di costa, chiuso. E te cavolo sei bello. Teulada, nei primi anni 50, era un grosso paesone agricolo di circa 6.000-6.500 abitanti, con una sua economia per il tempo florida, basata soprattutto sull'allevamento. Quando si cominciò a parlare, proprio in quegli anni, della possibilità di un esproprio del territorio ai fini militari, c'era una parte politica che andava magnificando questa possibilità, perché si parlava apertamente, unicamente degli americani. Gli americani che arrivavano qui con la loro organizzazione, con i loro salari, con le loro possibilità, e quindi c'era, se non entusiasmo, sicuramente quasi la totalità della popolazione era convinta che sarebbe stata un'ottima cosa. Ad aiutare questo entusiasmo c'era anche l'opera di convincimento fatta da alcuni politici. Il Cando Benente Democristiano, che amministranta sul comune di Ullada, si naranta, si fa in su spropri, noi ho bosato una fortuna. E di che si naranta questo, su Benera si fa riunioni, e noi a Inanti si ci curano un barriceddo, e su sabato, su domenico, si viene canta in cui tutta questa gente, e non va questa gente, fu già disperata quando intenderà. Sa questione del suo spruzzo.
Poi venerà Emilio Lusso, Nadia Spano con suo marito, e si narà cercare di non si fa imbrogliare, poi Tagacus è tutto un imbroglio, non è tipo puoi espropriare, puoi andare su posto di traballare, mancai se devi cantare su terreno e poi non tenesi, manca un desigirai. Ricordo che era un campo, all'aperto, sotto un albero, c'era un grande albero, ci fermammo lì, tutti i contadini intorno, discutemmo il loro problema. Quello che loro, il loro problema era pratico, era semplice anche. Era il mese di settembre, bisognava arare e seminare per poter raccogliere in primavera. Quindi loro dovevano avere la certezza che per quell'anno non si facesse nulla. E allora proponemmo che una delegazione venisse a Roma. E vennero a Roma. Io avevo preso gli appuntamenti, li ho fatti entrare nel pubblico e poi via via, negli intervalli della discussione, li feci incontrare con il ministro dell'agricoltura, non ricordo chi fosse in quel periodo, con un sottosegretario alla difesa e uno agli esteri, in modo che potessero esporre la loro cosa. E ottennero l'assicurazione che per quell'anno non si sarebbe fatto niente, che potevano arare, seminare, e così fu. Tutta questa, la questa. Quanto sono là? 7,5 kg. Seconda. Vabbè, siamo andati a Capospedone, né mendole, né triglie, né niente, nulla. Dove possiamo andare a prendere 4 pesci non ci possiamo andare. Comunque bisogna fare qualche cosa, perché questa azione non possiamo né continuare, perché è impossibile. Andiamo. È impossibile. Andiamo, manifestiamo. In un metro di mare siamo 300 barche. Quanto? 300 barche. 300 barche, 3x3 è 9, siamo 900 persone. 900 persone. 900 persone, che cosa mangiamo? Alghe, nemmeno alghe sono più. Alghe? Sì. Lascia arrivare l'inverno. Ancora erba. Quando verrà l'inverno, freddo. C'è una cosa da fare. Mangiamo cacchi. Sottonero, si pisa, dai, ciao. Becchi, andiamo. Becchi. Ah. Inglassato, vuoi essere un Natale c'è sul punto? Si può fare? Andiamo, su. Stanotte siamo svegli dalle 2. Vedrai come fa l'alba, non ci fanno uscire. No. Tu mi devi dire, adesso ci sono 10 giorni, sparano 24 ore su 24. Tu mi devi dire, come facciamo con 80 mili al giorno? 10 giorni a campare così. Poi dicono che siamo indennizzati. Ritardo 2 anni. Tra militari, inquiname, tu hai visto l'articolo sul giornale? Si è autodenunciato il sindaco di Sant'Antio con l'altro giorno, che lo scarico della fogna di Sant'Antio che sta inquinando il Golfo di Palma. E nessuno interviene. Ma allora questo golfo abbiamo noi tra interdizione. Ancoraggio. Ancoraggio. Inquinamento. E la maniera più grande del sapere, e cosa ci rimane noi? Come numero. Come numero. Rimaniamo numeri per le prossime elezioni. Cara Luciano, ci sono 2 Italie, non una sola. Per noi ci sono noi, 2 Italie. Quella della fame. No, l'Italia degli albanesi e l'Italia degli italiani. E noi cosa siamo? Albanesi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Mamma, oggi è magra. Visto, noi non lavoriamo noi e non lavorate nemmeno voi.
Cornelio, come fai a prendere pesci con queste basi che ci sono qui? Non puoi andare a lavorare. Ah, ma stare con queste basi, ma vuoi sapere che cosa ne pensi? A voi vi pagano per questo? Per questo disagio? E a noi chi ci paga? Bravo. Ti basta te 80.000 lire per non uscire al giorno? Dicono che ci pagano, ma non è vero. Non è vero. No. 80.000 lire al giorno quando... Allora fai una cosa, dichiara guerra alla NATO. Non l'ho già fatto quello. L'ha già dichiarato la guerra. Da 6 anni stiamo combattendo. Oh, ha ragione anche tu, perché quando non lavoriamo noi, anche tu non lavori, Sì. Cioè lavori male, non è che lavori ti metti di tasca, ti metti di tasca quelle cose. Ti metti di tasca, capito? Tasse da pagare anche tu, che lo so, però... Che questo è un ciclo che fa. Purtroppo la base è nata lì. Cioè l'hanno costruita lì e noi non possiamo farci niente. Cosa possiamo fare? Erano i nostri nonni che l'hanno venduto. Quattro persone, Poi ce ne erano altri 200 lì dentro. Allora non sapevano niente. No, cosa non se ne volevano andare. Su 56 è arrivata la notizia che non si vede più su campo militare, però si deve fare su sproprio a chi ne tenera terreno, su chi non fu, corti venditi cursus. Cado su de pera espropriai vos effatas. Lei fa l'ente di trasformazione agraria e fondiaria della Sardegna che espropriò le grandi proprietà, tra cui una del comune di 700 ettari, nella piana di Foggi, del grande latifondo. Per fare che cosa? Per fare la poderizzazione, l'infrastrutturazione che l'ETFAS aveva già fatto in altri posti, a Castiadas, a Santa Margherita di Pula. E sa gente fu tutto su anti cambiavo entusiasmo e sa gente fu tranquilla, ormai su sproprio non si vive più. Nel frattempo, sugli altri terreni, soprattutto della costa e verso l'entroterra, in queste zone qui, quasi tutti i latifondi, gli espropri procedevano. 55 antes boscao, 55, 56 antes eminao sefatas. E antiseminao e su 57 antarregurto e dopo che antarregurto a nostro santinao quindi poi seminai i terreni su anche dei erberi si dei spori seminai e quindi deo altro di noi questa piano di noi devo seminare tutto e a luglio adesso 15 luglio che fosse messo in su trigo e veniva la camionetta del suo genio militare che da biesto sempre girando in noi con un geometro e veniva a domandare se andava chi ne stava autorizzato a seminare questo terreno e non si andava questo di sé fatta santinao che non dipende seminare brusso e quindi a chi ne serve a seminare o vovasci a sfruttare questo terreno nostro e quindi poi andava. E la vaiga su terreno non è più di sé fatta, è del suo genio militare. Ma la direzione genio serve una documentazione per accettare chi effettivamente ha diritto a questi indennizzi. E allora cosa deve fare? Deve fare solamente un'autocertificazione dove, e noi abbiamo stilato un facsimile di autocertificazione, dove si dichiara che per motivi, perché vi sono in atto le esercitazioni militari, non è potuto andare a pesca. Una semplice dichiarazione sostitutiva. Ai politici di capo di tutta la regione interdetti da ordinanze di sgombero per esercitazioni militari. Tu in quei giorni che c'erano le esercitazioni non sei andato a pescare in quelle acque perché? Perché c'erano le esercitazioni, quindi ti devo indennizzare. O no? No, nei giorni non è giusto, nelle ore. No, nei giorni. No, allora torniamo a specificare le cose. Amico, ma aggiungere nelle ore, che cosa ti costa? Ma non ti costa niente. E allora, come dice l'ordinanza? Le ore ci sono nell'ordinanza. Nell'ordinanza? Ma tu chiariscilo per evitare altre conseguenze che ricadono su di noi. Bisogna specificare anche i puntini con i militari che hanno la testa come un missile loro. Ha detto il scontrato che c'è una virgola che è dentro la tritonora, c'è la cosa del cervello. Perché è ripetitivo? Tu frega. Non fa niente se è ripetitivo. Mimo.
Arriva. Sì, tutto a posto. Là, là, non te ne sei? Parenti. Ho i vuro. Dove ci stavo bruso? O l'Ociano. E su Rabale, su Nosto, su Mare, su Nosto, e si ne potrà rapigare, potrà dire Noso, non puoi campare, te non devi migrare. Fino sono 96. Puoi straballare tranquillamente. Se sono 96 a 1, poi potrà ballare questo fatto di indennizzo. Essa è grande, però fregare che vuole sto tenendo il nostro, di questo indennizzo. Quanto concentrare il nostro che non ti darà indennizzo, noi siamo tanto più su traballo. E se non sentisci la sua sonno, ci dovrà essere seriamente. Se si combatto, combatto questo traballo. Non combatto, anzi, soprattutto questo traballo, e chi venga automaticamente sminnao, bonificiamo i guni. Se no, che alcuni non sono per mai traballare il nostro. Questo accordo non è questo, non è questo che noso è uccicato e pensato che vessere. Noso la sua trinta per cento vuole andare a traballare. Quando viene a sparare noso, e poi andare in guerra a traballare. E sa dire che vuole festa su domingo e su sabato quando non sparanta, e poi andare in guerra a traballare. E in ci stare questi tre mesi che non sparanta, e poi andare in guerra a traballare. Prendi santo. E comunque lo creiamo fino a qualcosa. Poi te la dici, noso non ci voleva fare nulla. Sandro, come mi sei ricordato, il depo di un là sul sbirro, sul rampino. Prendi? Ma graduavo questo sbirro. Si è graduato. Comunque mi ha salvato un asso, si è pagata subito. Da credi che c'è carena che non la ciappara, invece subito. Funziona. E dopo no subito non funziona. Aspetta qua, va. Oh Luciano, ma hai detto ora da piegare questo sta verda. Eh? Hai da piegare questa verda. C'è carena. Prima pure. Che bene mai sa nulla questa poi là. Poi la ciappava subito la ciappava. Oh. Una cosa incredibile. Sul lupo. Fammi scegliere in quella cosa, eh. Lo prendi? Ma va bene, dai. Vai tranquillo, grazie, devo farmi ancora. Sibio, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Come ti avvi a dirtela? No, guarda ancora. Angelo! Dove è? Al mare, vero? Al mare, sì. Ascolta, dillo domani alle 4 ci stiamo a trovare in CGL, c'è una riunione dei pescatori, Santa Laresi e Teulada. Fernando? Sì. Ciao. 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 Ascolta, c'è Fernando? No, sono venuto al mare. Ascolta, dillo domani. Alle 4 in CGL. A Carbonia? A Carbonia. Sì. Che c'è la riunione? I pescatori stanno alla steulata. Dillo di non mancare, che è molto importante. Sì. Gian Pietro! Gian Pietro! Ehi, ciao Luciano. Ehi, ciao, come sta andando? Bene, bene. Ero un cazzo, sai, va? Ascolta. Cosa è successo? La Gamartis, S4, CGL, c'è la riunione. Sant'Antiogo e Calasetta, eccetera, eccetera. Ci chiedono mancare, questo che è importante. Va bene. E no, a Sant'Anna? O a Sant'Antioco? No, in CGL a Carbonia. A Carbonia direttamente? Perché nessuno deve sapere le nostre cose. Va benissimo. Dobbiamo sapere solo uno pescatore e basta. Dai, Brint. Ehi, dai. Si va sul caffè però, eh? Sì. Ciao. Ciao. Te, Piccio. 110 giorni, 90 giorni, 80 giorni, ma cosa siamo noi? I bambini che vanno a scuola col libro in mano, aspettarsi che si sa mai sta bene a scuola o meno a scuola, ma deve accadere questa cosa, perché in 5 anni sono successe tante cose, sono cambiate tante cose, hanno spostato l'ordinanza. Ma è cambiato in peggio per noi. Per noi, certo. Sono cambiati in peggio. Ma perché? Perché ci hanno preso per pecore, ci hanno preso per pecore. Improvvisamente l'Etefas, dopo aver iniziato i lavori di sovamento dei terreni, si ritira e lascia quindi la piana di Foggi al demanio militare. Allora la situazione è questa, i 4.000 ettari di terreni, diciamo così, confinanti con il mare, appartenenti in genere a grandi proprietà terriere, vengono espropriati senza alcuna contestazione da parte dei grandi proprietari, anzi qualcuno è ben felice di realizzare notevoli somme da quei terreni che gli provengono dall'esproprio.
i 2200 ettari della riforma agraria che cambiano improvvisamente e diventano militari, e resta la sacca dei 1000 ettari circa della piccola proprietà contadina dei contadini di Foggi, il quale abbarbicati alle loro case, ai loro piccoli poderi per questioni di sopravvivenza, tentano in tutti i modi di opporsi all'esproprio. E a settembre su 58 e passare a sa macchina del suo genio militare, un maggiore, un geometra, era avvertito tutto famiglia a si cicai che ne non da denera si cicai sa domo ca intro su de agosto su 59 de per essi fora tutto sa gente. Quindi questo non su de neos ordine de sa compagnia i voras e che ne c'è e in tanti benenta macchinas caricare una di una famiglia, una di un'altra, e sta gente si ribellare, poi i militari si entrano ad uomo, caricando sa roba, sa mesa, tutto, caricando gli scambi, e andando onde si deve usare compagni. C'è Francesco che ti porta a Sant'Anna, eh? E magari non ti porta a Sant'Anna, poi non è della mia famiglia, no? No, poi te caisci non avevo più un'arra, quindi vorrei andare, caisci non tenere di avuto andare. E sì che gli militari si danno piccano, ti posto un piccio di questa macchina e ti dico, beh, non so ci devo portare a Sant'Anna. Se voi non si narra quando vuoi andare, non so ci devo portare a Sant'Anna. E ci danno portava a Sant'Anna. Quando si punti l'ompio a Prazzi Gresi, e dico, vuoi che ti accompagnassi anche con un luogo? A quando vuoi andare, non so ci devo accompagnare. E io continuo a narrare che non tenere il luogo di andare. E ci danno piccano, sono tre giorni, danno la San Prazzi Gresi. Babbo lo conta sempre questo punto. In giro di poco tempo, comunque in agosto del 59, e sul luogo fu sgombrato. Quelli grossi proprietari che avevano Santi Paradiso, che sono stati aiutati, hanno sbrigato in 448 e hanno anche riscosso in 448. Invece se non è come te non so, mera altro so, antipicato su di noi che hanno si dante donato dopo diversi anni. E non so se proprio a registrare bene questa cosa, in testare tutto. Ma io se non lo sono pagato nulla. Noi l'ultima volta che abbiamo seminato era nel 56, e pagavo, Dante pagava a Babbo un 62. Sicché per 6 anni mio Babbo, che allora non era neanche pensionato ancora, è dovuto vivere un po' a ramengo. E la famiglia si è completamente disgregata, per quanto noi figli abbiamo dovuto emigrare tutti. I miei genitori sono morti, hanno fatto 9 figli e sono morti soli come cani, perché non avevano figli accanto. E non siamo andati nessuno fuori di casa per divertimento, ma per disperazione. E mo se avrà uscito il ricordo questo muro, e non ti usciamo su di Berlino, noi abbiamo fatto questo su chi... E 60 anni e che c'è un paese, questo è su che esibire dei politici, su che amministrano su mondo a sa gente che va in un traballo onesto. La base di Teulada può accogliere 4 squadroni e permette di completare l'addestramento contemporaneo di 100 aviogetti. Il ministro Tremelloni si è intrattenuto con gli ufficiali canadesi, tedeschi e inglesi del poligono e ha quindi lasciato la Sardegna concludendo la visita durata 2 giorni. L'esproprio si è quindi concluso con questa consistenza che conserva ancora oggi. 7.300 ettari di territorio che rappresentano un terzo
dell'intera superficie del comune di Teulada, e la base NATO, gli americani, non sono mai arrivati, ma si tratta di una base italiana che, per quanto si dice, per quanto risulti anche, mi pare, da ambienti abbastanza informati, il governo italiano affitta ai partner dell'Alleanza Atlantica per le esercitazioni che ciclicamente avvengono in questo campo. Gli americani riprendono confidenza col Mediterraneo, lo faranno nel corso dell'esercitazione NATO denominata Destiny Glory 2002, in programma dal 5 al 15 ottobre. Al momento non è dato sapere, ci segnalano i responsabili del Comitato Sardo, gettiamo le basi, se gli Stati Uniti partecipano, oltre che con la sesta flotta di stanza nel Mediterraneo, anche con la seconda flotta di stanza nell'isola di Vieques in Porto Rico, dove è impossibilitata a svolgere esercitazioni per l'occupazione pacifica delle aree di tiro da parte della popolazione. Proprio la seconda flotta statunitense, abilitata a svolgere devastanti manovre di sbarco anfibio con munizionamento da guerra, sarebbe destinata a cambiare poligono. Tra le alternative al poligono di Vieques, ormai inagibile, Camp Lejeune degli Stati Uniti, Guantanamo a Cuba e Capo Teulada in Sardegna. All'esercitazione annuale della NATO, Destiny Glory 2002, parteciperanno unità anfibie, marittime e forze di pronto impiego per un totale di 8.000 militari, 70 navi e 170 aerei provenienti da 12 paesi, un'operazione che potrebbe prefigurare il definitivo sbarco della seconda flotta navale statunitense nelle coste di Capo Teulada, dopo le forti resistenze nell'isola portoricana di Vieques. C'è un 200 metri di un cammino, no? No, non fare, non fare. No, ci vogliono, per farlo, per farlo, per farlo. Però loro i padroni, non siamo noi, della nostra terra. Dai, dai, non è per me che sono andato, dai. Tonello, passa a pescare di oggi, eh? Di là cosa fammi, dici, vai. Per te? 4 e mezzo, la notte, vai. 4 e mezzo. E mo' spero, no? Ci sono stette a Porto. Ma va! No, c'è questa flotta in cui... Bogara, Bogara. Porto Rico. Bogara. È sotto dominio inglese, però, Porto Rico, No. Ho fatto una vita io lì. Sì, no. Però... La flotta... Porto Rico si parla spagnolo. Sì, Ho fatto una vita però io con le navi. Sono americani. C'erano la flotta americana. La moneta, se non sbaglio, c'è il dollaro portoricchino lì. Il dollaro? Ma un dollaro particolare di loro. Io ci vado... Ci manca il bitter in time, usa in lui, E basta caricare questa petroliera, E rifiuta di essere una base militare NATO, vero? Penso di sì. Tramati via, lo sai. Marcellino, ma secondo te una speranza... Buonasera. Io, una speranza, ce la facciamo per i nostri figli per andare avanti? Tu sei sposato, no? Se avrò un figlio maschio e dice che vuole andare a mare, gli taglio la gola. Con 70 pesi di reti, quasi 5 km di reti, 4 km e mezzo, ho portato 4 kg e mezzo di seconda. Io adesso c'ho la barca che è scesa nell'Elefantato e non ho potuto portare la barca da Teulada a Sant'Antioco.
Ci sono le navi, non posso fare il giro perché altrimenti mi becco un altro verbale. E adesso mi tocca restare ormeggiato lì finché non vanno via le navi. Io sono rovinato in casa i miei bambini, ma se un giorno ne avrò, non avranno mai niente da mangiare. Dobbiamo scendere in campo contro i militari, no? A manifestare? Sì, 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 scendiamo, scendiamo. Guarda se ci scendo. Io tanto ormai più rovinato di come sono. Ormai mi possono mettere le manette, almeno mangio, mangio e bevo gratis. È l'unica cosa che almeno posso sfidare. Non è vero che porta il rapporto di lavoro, porta carestia e basta. Carestia e morte, carestia e morte. Perché la cosa più tragica, Luciano, non è tanto cioè quello che loro fanno in continuazione, ma è il fatto che abbiano demoralizzato la gente a tal punto, ma io dico, possibile che noi adesso diciamo non li manderemo mai via, ma non è vero. Ma non è vero! Se noi non riusciamo a far sì che queste basi vengano spostate, vengano portate lontane nei deserti dove loro vogliono, piano piano saranno loro che avranno mandato via noi. Perché dei paesi che prima avevano 7.000 abitanti e adesso non ne hanno neanche la metà. Perché a Castellarresi prima eravamo 3.000 abitanti e siamo 2.000 solo. Anche voi? Sì, sì. Ma a Sant'Annarese la gente è malata come a Teulada. A Teulada abbiamo una caterva di casi di leucemia e di cancro. Ma la cosa ancora più grave è che non si ammalano gli anziani, si ammalano i giovani, cioè si ammalano di tumore e di linfoma di non Hodgkin, proprio i ragazzi. Allora veramente, Luciano, vi prego, sai cosa vi prego di fare? Le lotte fatte da soli, sì, sono delle grandi lotte e nessuno vi leverà l'onore che siete voi pescatori, quelli che rischiate in prima persona, che andate lì a Capo Teulada dove tirano le bombe, ma chiamate il paese, cioè oggi chiamiamoli per questa proiezione di Porto Rico, ma domani per fare comitati, per fare riunioni, cioè per anche per sensibilizzare i nostri figli, cioè noi abbiamo dei figli, ma cosa gli lasciamo ai nostri figli? Gli lasciamo la morte, perché questa non è, Luciano, Mariella, una guerra simulata, questa è una guerra davvero per noi. Comitato Sardo, gettiamo le basi. La depressione 12 gennaio, prima la Marina degli Stati Uniti manderanno la piccola porta, con la vittoria degli abitanti, la porta contro l'esercitazione di caccia gli americani. Due isole distanti, uguali e diverse. Lo studio Alternative to Vie, collaborato dalla US Navy, provvede di dislocare le esercitazioni in altri poligoni. Quello di Capo Teulada viene preso in considerazione per lo sbarco anfibio SACEX, il più devastante perché implica fuoco vivo. Nel 2000 a Teulada si è svolta anche un'esercitazione di combattimento navale di superficie realizzata pure in una base della Scozia, dove però ci sono state forti proteste. D'ora in poi gli USA preferiranno il poligono sardo. E io ho saputo, è così. Roba dopo che hanno mandato via di l'acqua, proprio quella flotta è venuta qui a sparare a Capo Teulada. Se le sparavano l'hanno impoverito, lo sparavano anche qui. Oh, io non ho chiesto un po' vedere. Loro dicono negli ambienti militari che ormai è una necessità questa dell'uranio impoverito. Perché aumenta il potere penetrativo, l'alto peso specifico dell'uranio, potere penetrativo dei proiettili nelle corazze. Ma se, secondo te, Franco, in tempo di pace è giusto ammazzare a noi così solo per fare situazioni?
c'è più un filo di vegetazione, non c'è un animale. Il fondale marino l'hanno tutto distrutto completamente, non esiste, tutto pieno di bombe, che è spaventoso. Cosa gli devo raccontare ai miei figli o ai miei nipotini? Andate a pescare a Capotiolada, che abbiamo una terra nostra. Non abbiamo più niente, no. Ci hanno portato via tutto e l'hanno rovinata. E anche la dignità ci prendono. A parte che qui siamo penalizzati non solo dai militari, tutto il Basso Sulcis. Saline. Cominciamo, partiamo da Portovesme. Abbiamo Portovesme, la centrale a Portovesme, che butta piombo a tutta forza quando c'è maestrale. Porto Scuso, subito, appena a 10 km, inizia la salina di Cortiones. Ci spostiamo poco poco più in avanti, al confine, troviamo i militari, Deus in scampo, Mare Santissimo, e anche lì. Saltiamo il Golfo di Teolada, ce l'andiamo con la raffineria di Cagliari. Di San Rocco. Ecco, questa è la provincia di Cagliari, questo è il Basso Sulcis. Cristo è arrivato da Porto Cervo fino a metà della Sardegna, sì. Alla provincia di Cagliari. Poi il demonio a Cagliari si è fermato Cristo. Il demonio. Ecco, si è fermato. Lunedì c'è una riunione a Santa Narrese. Sì. La centro sociale. Si discute soprattutto di questi militari. Si discute le normative che abbiamo noi pescatori, vediamo cosa possiamo risolvere qualcosa. E poi ci sono anche altra gente di fuori che vuole proiettare un film di Porto Rico. Che lo scempio che hanno fatto gli americani. Sì, lo scempio che hanno fatto lei, sono riusciti però i pescatori a mandarli via. Fuori. Adesso quella base sembra, non è che lo dico io, è tutti i giornali, in internet, eccetera, che le vuole portare a Capoteulano. No, ma mi auguro che i sardi non rimarremo ancora degli anticapati, come si giudica. Il popolo sardo è stato un popolo che è stato dominato sempre da tutti, l'hanno invaso sempre tutti, come i Fenici, i Romani, i Dognavati. A questo punto ci manca 300 americani. Oh, Lucio! Sempre da Barese. Vieni qua, tu, qua, vieni qua. Vieni. Ciao. Lunedì c'è una proiezione di un filmato di quelli che hanno scioperato contro gli americani di Porto Rico, sì. E c'è la proiezione alle 5 di pomeriggio, perché sembra che vogliono fare una base NATO qui, NATO, con sommergibili nucleari, bombe atomiche, eccetera, eccetera. Noi è troppo quello che abbiamo e ce ne avanza anche di quello che abbiamo, perciò bisogna aprire gli occhi e vedere quelle che vogliono fare i signori degli americani. Bravo. Ma c'è un che sono cattato sul giornali, e tutto, tutte queste cose, no? Esatto. Lunedì c'è un filmato, una proiezione, il film della Costa Rica, quelli che hanno mandato via gli americani, che adesso lo vogliono, gli americani vogliono fare una base NATO. Cosa nucleare qui a Capoteulada. No, le cose nucleari se le devono portare in America, noi ne facciamo niente le cose nucleari, perché noi siamo un popolo guerriero, siamo un popolo pacifico. Allora non ci interessano le basi nucleari a noi. Anzi, vogliamo che i poligoni non sparino nemmeno quelle cartucce all'uranio che stanno sparando. Qua stanno volendo troppi sardi di cancro e non c'è mia, troppi sardi. Lunedì alle 5. Alle 5. Centro sociale. Lunedì alle 5, il centro sociale. Sì. Non ma che si da. No, che l'iniziativa parte da lunedì. In linea di massima è sempre solo più storia, è solo più cosa là, non ti credo. Su che non donna tu, è uguale. Futa capa di navigare i rotti su mari. Basta, voi capite che ti senti su mare, se accabare, la sua sormigiao se basta. La scelta a pagare i doni a documento, permise visca e doni a Cirelli. E funti bocchetti se ci doni a Cirelli. E funti doni a cosa. Andavo a mare, andavo a un luogo se ci gioca, andavo a un altro. No, a una miglia di Malagrogia, a una miglia nelle buie di fuori sono le navi adesso. E che deve uscire o non deve uscire praticamente? No, punta la casa dei sono vicino a Porta Botte. Fuori anche da dentro, non è solo che ti butta dal poligono, ti buttano fuori da Malagrogia, dalle spruine, ti buttano fuori anche fuori dalle botte, ti buttano. Non fai andare nessuno giorno, ti gira da destra, ti gira a sinistra, è tutto uno garage. Aspettiamo cosa vogliono fare, vediamo. Margine e massima, hanno sempre ragione loro, ormai. E noi siamo pezzi di piedi. C'hanno il coltello della parte del manico loro. Vediamo. Non marinurismo, dati battuali, non marinquinamento.
No, no te puedes dar opruso, va. La presencia militar en Vieques ya lleva 60 años. Yo tenía 7 años, pero lo recuerdo todo como en el primer momento. El esposo mío me contaba, ellos tenían una casa nueva, acababa de hacer. Cuando llegaron, creo que le dieron, creo que 25 pesos por la casa, y le pegaron una bulldoza, la viraron. Tuvimos que dormir en el pasto, como los animales. El daño, tanto ecológico, ambiental, social, que ha hecho los Estados Unidos, ya es incontrolable. Lo único que le ha traído es destrucción, enfermedades. Y es que registra la incidencia de cáncer más alta en todos los pueblos de Puerto Rico. Están tirando uranio. Sufrimos cuando vemos a nuestros estudiantes padeciendo de cáncer. Yo tengo una hija que murió de cáncer. Los pescadores no tienen playas para pescar porque ellos tienen todas partes de... Y no tenemos de dónde sacar otro ingreso. El ingreso de aquí es basado en la pesca. Si nuestro comercio no crece, que son la plaza principal de trabajo, pues entonces nosotros vamos a seguir emigrando. Yo creo que es tiempo de que la Marina nos deje vivir en paz. Come è stato fatto in Porto Rico e in altri posti, per mandare via le basi militari da Teulada e da tutta la Sardegna, perché veramente adesso basta. Posso ribattere alle tette? Certo. Ci ha dato il microfono. Prego. Allora, io sono, mi chiamo Di Giovanni, sono presidente di una cooperativa che opera a cavallo di Sant'Anaresi e Teulada. Io non voglio essere tanto lungo, però voglio dire la disperazione delle nostre famiglie, perché quando sono venuti 50 anni fa i militari hanno preso il territorio, adesso ce l'hanno portato via anche il mare, perché nel mare non possiamo nemmeno più navigarci, nemmeno passarci più assolutamente, figuriamoci adesso che devono arrivare pure questi altri di Porto Rico, dove vediamo devono arrivare, non lo so. Io mi rivolgo anche ai politici che sono qui presenti, per favore, che si mobilizzi tutta la Sardegna per mandarli via, perché altrimenti, perché non se li portano a Porto Cervo anziché portarli qua, e gli americani. Però io mi faccio un appello ai pescatori, e non solo ai pescatori, ma bensì a tutti, gli ambientalisti, tutte quelle forze che ci sono qui, stasera qui, che spargono la voce a dire dobbiamo andare a occupare, perché questa azione non si può più andare avanti. Si tratta, noi vogliamo convivere con le basi militari, ma è loro che non vogliono convivere. Noi pescatori siamo proprio all'estremo. Ci sono sindacati che vogliono calmare la cosa, calmare, ma non è possibile calmare, guardate. Bisogna occupare, non farli sparare più, devono sentire a noi il bisogno che abbiamo. Stiamo preparando una manifestazione. Sei d'accordo che la fai o no? Perché se non siamo d'accordo, io non lo faccio. Se non sto bene nel nostro lavoro, certo che sì. No, su selezione poi cosa varrai. O si muovevi. O se no, se non andavo, cambiamo mestieri. Perché se dobbiamo continuare così è meglio buttare la barca a terra e cambiare mestiere o emigrare. E io non voglio emigrare, quello è il fatto, io non voglio emigrare. Stiamo scherzando. Se loro non vogliono convivere se ne fanno loro, non noi, di casa nostra. Vai, avanti, si via, va. Okay. Ciao, stai bene. Ciao. Io sto preparando una manifestazione, siamo d'accordo, se no non è facile. Che dici tu, la potremmo fare o no? Beh sì. Ma sì o no? Sì, sì. Si via, va, ciao, stai ciao. Bene. Stanno tolto il lavoro. E lo pescatori, poche parole, stiamo andando a scomparire e a morire. Poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa tanto questo, ma forse non sappiamo ancora cosa vuol dire però qualcuno che ci ha vissuto quella zona lo sa. Ho visto un filmato l'altro ieri che ha parlato di
delle basi americane che erano a Porto Rico. Hanno inquinato la zona là, hanno portato tumori, hanno portato tutte le tipi di malattie, hanno portato carestia a quella zona. Beh, ci sono riusciti i pescatori a buttarli via di là. Adesso dopo devono fare queste basi, le devono fare a capo teulare. E se arriva questa cosa qui, noi non vogliamo nemmeno denizi, se ne devono andare, se no. Se ne devono andare. Noi non ne vogliamo denizi. Noi delle mosche per morire, noi e i nostri figli, non è inaccettabile, secondo me. Noi stiamo facendo sempre queste riunioni, sempre le solite cose. Di oggi ci volta a casa, di grazie, a posto. Sono sempre a ICI, non ho fatto custa, arrogato tutto, arrogato, e non fa mai niente. Io faccio una proposta, già da adesso, per me dovremmo già dichiarare lo stato di agitazione, a partire da domani. Non c'è più spazio perché ci hanno preso per i fondelli per 5 anni. È ora da capare, bisogna intervenire, ci usciamo in otto, poi si intende una porta a loro. È giusto, è quello lì. Ci porta. Devono sentire una volta per tutti, inutile che facciamo riunioni, basta, scendiamo in campo e sfasciamo tutto. Basta, ti penso che vai in terra, occupai a mare, decidiamo cosa fare, se è tempo cattivo si occupa di terra, se no si va a mare. Basta, non è di cacchierare in mezzo, sono tutti d'accordo. Si sei d'accordo a manifestare, ma a oltranza in questa manifestazione. Si è d'accordo perché sta mando. Mimmo, devo rendere conto che siamo... Levante fa, il 14 su destra. Adesso vediamo l'altro, 715, là, buona cosa, niente da segnalare, per dopo domani tempo buono. Là Mariella, se non la facciamo stavolta è finita, non si fa mai più. Mette ovest forza 2, bonaccia con il totale, prima di fare levante si cambia. Io sto proponendo questo, se noi la facciamo venerdì abbiamo 2 giorni di tempo di organizzarla, perché io sinceramente ho problemi per muovermi. Capisco. Perché venerdì io riesco a coinvolgere i pensionati che me l'hanno già chiesto. Potrebbero venire anche giovedì, ma il venerdì possiamo coinvolgere pensionati e qualche altra categoria che vengono a aiutarci e ci servono. Perché comunque sì. I numeri non sono grossi, Fino a giovedì il tempo è buono. Da venerdì fa una grossa levantata. Perché l'ha messo. Perciò sono mica Giovia. Perché già Navarra non fede nessun guasto. Giove vi sono un grandissimo guasto, miliardi di guasto vi sono. Concentramento al porto di Sant'Antioco alle 8. Alle 8, giusto. Va bene? Ce la facciamo? Sì, perché... Ce la facciamo? No, e dove si va? Perché questo lo devo sapere. Si va a Porto Gogolos. Porto Gogolos. Calapiombo, da. Calapiombo? Sì, che è più conosciuto Calapiombo, da. Ciao Mario, scioperiamo giovedì alle 8 nel porto di Sant'Antioco, tutte le barche. Sì. Inizia a parlare tutti quelli di Calasetta. Punto di incontro per la partenza è il porto di Sant'Antioco alle 8. Giovedì mattina alle 8. Allora, vediamo. Incomincia a fare un giro col baracchino. Allora, Mimmo, comunicato stampa. Come facciamo? Domenico! Ehi! Finiamo questa riunione. Vedi. E fini un muro a salire. Ah, e come ti andrà a finire? Bene. Giovia, esotto e corto. Giorno. Pippo! Pippo! Sì! Le navi, te! Arrivate sono! La dublaggio, Inchia! No! Una gran bellezza! Cioè, domani comandiamo noi! Tu di Nars! Sparai oi, Sta grasi non riuscivo, sì! Ma da qua c'è cartuccia, sai grazie. cartucciera. La cartuccia. Questo bisogna risparmiare, guarda.
Ciao, da te là di inversi 10 mesi all'ompia. Sicuramente tu. E no, si parente nave, si capite? Chi guarda, la sparente. Ma guarda, lì sopra auso. Certo. Te. Yes, oh, Sibius, ciao. La notizia la sai, te l'hanno detto? Domani alle 8, siamo qui. È tutto regolare. La staccata è tutta a posto. È proprio grasso, Saunale. Mi danno a Fabione questo, che c'è una vetta. Sono dei tribunali, non venivano a mancare. Va bene, tutti i modi li portate anche a partecipare col cuore. Sì. Guardate per voi, mandaci il cuore. Guardate che questo serve non solo per noi, serve per noi e per i nostri figli soprattutto. Cosa del pensione? Per un domani, ecco quello che dico io, serve un domani questa battaglia. E se non basta un giorno, siamo due giorni, portate il pane. Io parlo su una città a uno, due giorni le navi rimangono, due giorni. Hai sotto, grazie per te, tutto in pace. Ehi, Annibale, beva qua. Ehi, dai, guarda, pago, dai. Comunque siamo un verbo, che cazzo.
risultato, andiamo al porto di Teulada, andiamo là, capito? Cambio. Stiamo bruciando questi due tende, cosa c'è? Ehi, ma mi tendesi? Non si muove nessuno su! Cavo di loco combinare niente! Non si muove ancora, eh? Poi tra ordini precisi non ci deve ancora bello. Deve prese ordini precisi. La residua, papù, tu. Vieni, cavo. Se andiamo andare uno, si andiamo l'altro. Noi, eh. Noi ci spostiamo ancora, eh! Dobbiamo vincere, spostese! Ciao! Oh, andiamo! C'è notizia buona, però la fonte scriverà un noso ancora. Aspetta! Ma a Roma tu ci già i scappoccioni! Sanno tutto! Sanno tutto! C'è casa di muro, eh! Ma che lo grasso morto, che è fuoco, è rustello, papà! Devo serata, noi, vedi! Che subisca rosso, danneggiato! Non è nessun effetto, nessun questo militare! Danneggiato c'è un noso, i pescatori! Se siamo qui oggi è per colpa di loro, non è colpa nostra. E Teseo veniva su a manifestazioni, o era un Luciano, io non stavo in tanto su, e te presoni. Teseo veniva su a manifestazioni, e che era un Luciano, che c'è Dio in sta regioni. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 al capo di Olava festeggiamenti, capo di Olava fuochi artificiali, bandiere, tutto domani. Buongiorno. Non si lo spiega un problema. Forza! Cagliari! Forza! Cagliari! È la giornata più bella della mia vita. Madonna, cosa contento oggi. La. E la. Eia! No!